a un certo punto la si faccia finita e si vada a votare, oppure che invece il governo, questo governo Letta, prosegua almeno per un po' e poi arriveremo ai nostri temi, contribuisca magari a tirarci almeno un po' fuori dalle secche della crisi economica in Italia. Anche per dovere di ospitalità, se Tino Magni è d'accordo, la prima persona a cui darò la parola è il direttore dell'Associazione degli Industriali di Cremona, Cabrini. Ma lei me l'ha detto come cittadino, francamente come cittadino sono basito, come si dice, non ci capisco più nulla, sono ormai 3 o 4 mesi che c'è una guerriglia politica continua e quindi francamente non penso che prima o dopo questa cosa debba finire. Io mi auguro che le elezioni non ci siano, evidentemente, perché il discorso di portare avanti in questo momento alcune tematiche che sono molto urgenti, e penso che sarebbe veramente una situazione inconcepibile quella di andare a elezioni, oltretutto con una legge elettorale come quella attuale, che sostanzialmente alla fine farebbe nascere, può darsi, una fotocopia di quello che in questo momento sta succedendo. Quindi io mi auguro francamente che non si vada a elezioni, ma sono convinto che non si andrà a elezioni. Nino Baseotto, segretario generale della CGIL in Lombardia. Io credo che questo paese avrebbe bisogno, ha bisogno di un governo che lo sappia governare e che sappia imprimere una svolta nelle scelte di politica economica, perché altrimenti la crisi continuerà ad andare avanti e saremo tutti quanti ancora più nei guai di quanto siamo. Il problema di oggi è che noi abbiamo un governo che, al di là di alcune dichiarazioni anche condivisibili, non fa seguire alle parole i fatti. Quando fa alcuni fatti li fa in modo molto discutibile e per noi sbagliato, come ad esempio l'IMU. Io non so, non sono come cittadino, come hai detto tu, non sono particolarmente ottimista rispetto al futuro, perché credo che oggi manchi in questo paese, in questo Parlamento, e temo purtroppo anche in un prossimo futuro Parlamento, una maggioranza politica determinata a cambiare appunto le scelte di politica economica e a tirar fuori questo paese dalle secche della crisi in cui si è trovato. Tino Magni, direzione nazionale di SEL, responsabile lavoro. Molto seccamente, noi speriamo che questo governo vada a casa, anzi speravamo che andasse a casa ieri, speriamo che oggi o domani mattina se ne vada a casa, anche perché non credo che questo governo abbia fatto delle scelte utili a questo paese, anzi ha fatto delle scelte classiste come quella dell'IMU, sostanzialmente ha tolto e ha dato una risposta a chi le tasse magari non le paga o ha delle ricchezze, quindi che cosa fare, perché non basta dire che vada a casa. Noi come forza politica auspichiamo che il governo Letta chiuda, ovviamente venga data in carica un'altra persona che vada in Parlamento, che chieda e che verifichi se esiste una nuova maggioranza di cambiamento. Comunque non vogliamo una maggioranza pasticcia, cioè quindi con trasfughi o robe di questo genere. Se in questo caso, se c'è una maggioranza politica diversa, che è quella che ci auspicavamo dopo il voto elettorale, bene, se no altrimenti dobbiamo fare un governo di scopo che abbia il compito di fare la legge elettorale, di dare risposta agli esodati, di affrontare il problema della crisi economica di questo paese. Questa è la cosa. C'è 3 iniziative subito e poi si va al voto, perché bisogna portare a casa una risoluzione politica. Sentite, tra l'estate, diciamo così, e l'inizio di settembre, poi la faccenda è un po' sparita, si è scritto che in Italia stava arrivando, così come in Europa, la ripresa. Una ripresa magari non impetuosa, però una ripresa economica che noi avremmo intercettato magari peggio di alcuni paesi europei più attrezzati di noi, e però che questa ripresa
sarebbe arrivata. Tra l'altro si è detto e si è scritto, l'ha detto anche il ministro dell'economia, la famosa luce in fondo al tunnel, eccetera, eccetera, si è detto e si è scritto anche per dire e per sostenere che era necessario che il governo andasse avanti proprio per mettersi nelle condizioni migliori per intercettare la ripresa. Allora, innanzitutto, diciamo, sindacati e Confindustria, che hanno anche dei dati a disposizione, non che i politici non ce li abbiano, però diciamo i politici fanno anche altri ragionamenti attorno ai dati. Esiste oppure no questa piccola ripresa all'orizzonte per quanto riguarda l'economia italiana? E se sì, dove la si vede? E se no, invece, quali sono gli argomenti che vi fanno dire che quanto è stato detto è una bugia? Perché a questo punto di questo si deve trattare. Nino Baseotto. Bisogna intendersi che cosa vogliamo e che cosa intendiamo per ripresa, perché quelli che fin qui hanno sostenuto e continuano a sostenere il fatto che la politica del rigore e dell'austerità sia la politica giusta, probabilmente scorgeranno in alcuni dati dell'economia anche del nostro Paese elementi di ripresa. Io penso che la ripresa sia un'altra cosa e per un sindacato come la CGIL la ripresa sarà quando gli indicatori socio-economici e occupazionali di questo Paese cambieranno. Oggi questo non c'è. Oggi continua ad aumentare il ricorso agli ammortizzatori sociali, aumentano i licenziamenti, aumentano il numero delle imprese che stanno chiudendo. Da questo punto di vista non c'è ripresa e la luce in fondo al tunnel, secondo me, continua a vederla chi ha bisogno di un bel paio di occhiali. Confindustria, Caprini? Ma il termine ripresa mi sembra francamente un po' esagerato. Diciamo che dovremmo riprendere quasi la normalità, ma la normalità dopo la crisi, che è ben diversa dalla normalità prima della crisi. Tenete presente che nel settore industriale noi siamo in Lombardia ancora in ritardo di circa 15 punti rispetto alla situazione pre-crisi, quindi abbiamo recuperato sostanzialmente 15 o 16 punti negli ultimi anni, col 2011 che per fortuna è stato forse l'anno migliore di questi terribili anni dal 2009 in poi. A Cremona noi siamo in ritardo rispetto al 2008 di circa 5-6 punti. Quindi non siamo ancora alla normalità. La ripresa francamente è un'altra cosa. La ripresa è quando veramente le aziende incominciano a macinare ordini, soprattutto interni, che in questo momento non ci sono, perché sono soprattutto ordini esteri, ma soprattutto quando si ferma l'emorragia dal punto di vista occupazionale. Quindi parlare di ripresa mi sembra francamente un po' azzardato. Certo, interpretare i dati macroeconomici è sempre difficile. Confindustria, il centro studi, non più tardi di 15 giorni fa, ha dato un messaggio di speranza dicendo che ormai sembra che il fondo sia stato toccato e quindi un po' di rimbalzo ci sarà. Ma è un dato macroeconomico che poi a livello territoriale non sempre trova corrispondenza, perché è chiaro che quando si fanno queste previsioni si prendono degli indici che non sempre, ripeto, si possono poi verificare a livello locale. Sta di fatto che la situazione è ancora molto pesante, soprattutto per quanto riguarda le piccole e piccolissime imprese e soprattutto, sottolineo, per quanto riguarda l'aspetto di natura finanziaria, che è poi l'elemento che in questo momento fa crollare un sacco di aziende, perché noi ci troviamo con una restrizione del credito abbastanza forte, che le banche chiamano selezione del credito, ma sostanzialmente una restrizione del credito, e ci troviamo ancora con dei fatturati che non sono certamente dei fatturati sufficienti per incominciare a invertire la tendenza. Tra tutto questo, naturalmente io parlo del mio territorio, il dato confortante, sempre prendendolo con le pinze, è che Cremona rispetto agli altri territori della Lombardia è sicuramente in una posizione migliore. Noi abbiamo un sistema piccolo ma abbastanza efficiente, per fortuna non abbiamo distretti industriali, che in questo momento se l'avessimo avuto saremmo andati in crisi profonda in un anno o due. Come al solito non abbiamo grandi punti di
di risalita quando le cose vanno bene, ma per fortuna teniamo meglio di altri quando le cose vanno male. Quindi, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che in termini oggettivi parlare di ripresa in questo momento sia ancora un po' prematuro. Magni. Ma vorrei sfatare il fatto che i politici non hanno i dati. Il problema è che, ad esempio, prendendo i dati, che molto spesso, in modo molto puntuale, l'osservatorio della CGIL fa, dice che, ad esempio, se sommiamo i disoccupati, quelli formali che vengono dichiarati, sommiamo le ore di cassa integrazione, il mese di giugno di quest'anno, dobbiamo aggiungere 500.000 di persone a zero ore, quindi sarebbero ulteriore, diciamo, 500.000 di disoccupati ai 3 milioni che ci sono. Io vengo da un territorio, Lecco, in cui gli stessi industriali dichiarano tutti sui giornali che non c'è nessuna ripresa, perché la ripresa che si sta discutendo, che si sta dicendo, è una ripresa senza occupazione, e quindi se non c'è l'occupazione, se non cresce l'occupazione, non si può parlare di ripresa, perché se no si parla di aria fritta. E in questi giorni stiamo assistendo alla svendita degli ultimi pezzi del sistema Italia. Vorrei ricordare quello che sta avvenendo a Telecom, per non parlare di quello che sta avvenendo all'Italia, che sta avvenendo in siderurgia, e quindi, cioè, siamo di fronte a questa situazione. Ecco, il problema vero è che la politica parla di Berlusconi e non dei problemi della gente, quindi è necessario parlare dei problemi tutti i giorni della gente. Allora, Tino Magni faceva riferimento ad un altro episodio di questa settimana, che è stata, a mio modo di vedere, una settimana assai significativa per diverse ragioni, ovviamente per come si sta chiudendo questo venerdì con il Premier a colloquio per 1.30 al Capo dello Stato, ma come era iniziata anche la settimana. Enrico Letta era negli Stati Uniti a chiamare gli investitori a credere nel sistema Italia, e il sistema Italia nel giro di poche ore perdeva o dava l'idea di perdere gli ultimi pezzi pregiati. Telecom, Alitalia, forse l'Ansaldo Energia, in un contesto che conoscete bene di progressiva dismissione industriale nel corso di questi anni. Simbolicamente è stato un fatto di enorme rilevanza, forse ancora, però questo è un parere personale, di più rispetto agli elementi poi della politica, e cioè la possibile crisi di governo. Mentre si chiede di investire in Italia, il governo non sa, forse, che un pezzo del sistema industriale, delle comunicazioni italiano, sta andando da un'altra parte. Allora, io vi chiedo, che effetto vi ha fatto quel passaggio lì? Se l'avete trovato, come dire, estremamente significativo, di un punto di non ritorno, oppure se sbaglia chi considera questi come dei segnali del declino di un paese, visto che ci raccontano alcuni che i mercati decidono, i mercati sono sovrani anche su, come dire, questioni delicate come le telecomunicazioni o l'energia o il vettore, la compagnia di bandiera, eccetera eccetera, e che, diciamo, la politica piuttosto che le parti sociali dovrebbero sostanzialmente limitarsi a ratificare una situazione data da quello che stabilisce il mercato. In tutto ciò, per chiudere la domanda, un'altra cosa sulla quale volevo chiedervi un'opinione è che in questo caso la politica ha sostenuto di non sapere, e perfino il management della Telecom in questo caso ha sostenuto che, insomma, l'operazione era avvenuta senza che fosse ben chiaro cosa poi poteva comportare anche rispetto allo scorporo tra la rete e il resto di Telecom. Ora, al di là di Telecom, poi noi sappiamo che nel corso degli anni altri pezzi, come ricordava Magni, si sono persi. Base 8. Io credo che quello di Telecom, poi se ne possono aggiungere altri, perché oltre a quelli citati, io ad esempio sono molto preoccupato di quello che potrà accadere in Finmeccanica nei prossimi giorni. Io credo che questi non siano segnali.
questa è la tragica conferma di una cosa che la CGIL va dicendo non da qualche giorno ma da qualche anno. E cioè noi siamo in un paese dove la politica ha archiviato, ha messo da parte, ha dimenticato il tema lavoro e ha dimenticato, ad esempio, all'interno di questo che esiste la possibilità di fare delle politiche industriali. In Italia sono anni e anni che non c'è una politica industriale degna di questo nome per questo paese e i risultati si vedono. Poi sono risultati che sono figli di scelte anche antiche, perché all'Italia è figlio delle cose fatte dal governo Berlusconi 5 anni fa, Telecom, la privatizzazione fatta in quella maniera lì che ha portato alla sciagura non è una cosa di oggi, è una cosa di anni fa. Cioè c'è una cultura ormai, a me fa terrore dirlo, ma è una cultura dello spregio, del disinteresse nei confronti del lavoro. Si pensa che un paese possa campare non si sa su quale dati, ma sicuramente non sul dato del lavoro, della produzione e così via, e questo è il risultato. Io mi permetto di dire che non ho così tanta stima della signora Merkel per pensare che sia il nuovo mago della pioggia per cui in piena crisi stravince le elezioni in Germania. La Merkel ha fatto una cosa molto chiara, ha predicato rigore e austerità all'Europa e nella politica tedesca ha messo in campo politiche precise a difesa strenua del sistema produttivo e delle eccellenze produttive terziarie di quel paese. La Merkel nella crisi, imponendo all'insieme dell'Europa rigore e austerità, ha rafforzato enormemente il sistema tedesco, ma con un'attenzione che dovremmo avere anche noi a salvaguardare i gioielli di famiglia, le risorse di famiglia. Non andiamo tanto lontani. L'altro giorno eravamo in delegazione a incontrare il sindacato tedesco, eravamo a Berlino. Bene, i compagni tedeschi ci spiegavano che a Berlino ci sono 250 centri di ricerca, nella sola Berlino. Qua ci sono persone che hanno avuto responsabilità in Consiglio regionale della Lombardia, mi correggano se sbaglio, in tutta la Lombardia ci saranno 5-6 centri di ricerca. E il più importante di questi, che è il centro di ricerca oncologica di Nerviano, provincia di Milano, sta per chiudere ed era un'eccellenza in Europa e nel mondo per la ricerca contro il cancro. Il problema sta qua. Berlino, 250 centri di ricerca nella sola città, Lombardia, che dovrebbe essere il motore d'Italia, 5-6 centri di ricerca piuttosto malandati e scassati. E questo è indice di scelte politiche che vengono da lontano e purtroppo vengono reiterate ancora adesso, che hanno assoluto disprezzo di una cosa che si chiama lavoro. Si è convinti che con la finanza, con la creatività di Tremonti, con i tagli di Monti e con tutto quello che c'è stato si possa far sopravvivere un paese che invece è destinato a retrocedere sempre di più. Piccolo problema, che non è il paese in generale che paga, ma questo lo pagano le persone in carne ed ossa, a partire dai lavoratori e dai pensionati. Ma la dobbiamo smettere, secondo me, di pensare che i campioni sono quelli. I campioni sono le miriade di aziende manifatturiere che abbiamo in Italia, che in silenzio lavorano tutti i giorni, nessuno le guarda, e hanno dei risultati eccezionali, perché in un momento di crisi come l'attuale le nostre aziende sono riuscite a aumentare le esportazioni tutti gli anni, in momenti di crisi, del 5-6%. Vuol dire che la gente è capace di lavorare in Italia e le aziende che lavorano bene ci sono. Poi ci sono le patologie. Allora, non è che i gioielli sono le patologie. I gioielli sono le nostre aziende, come nel nostro territorio, che non ha mai smesso di investire e oggettivamente qualche risultato lo stiamo avendo. Quindi il fatto che il gioiello si possa misurare sul fatto che uno ha 20 o 30 mila dipendenti come Telecom piuttosto che 6.000 o 7.000 come Alitalia, e quelli sono i gioielli, mi dispiace ma non sono d'accordo su questo.
I gioielli sono le aziende di 30, 40, 50, 200 dipendenti, 500 dipendenti che ancora adesso stanno avendo successi nel mondo. Nel campo della meccanica noi siamo sostanzialmente i secondi al mondo, perché le nostre macchine vanno in tutte le parti del mondo. E quindi voglio dire, questi sono i nostri gioielli. Facciamo vedere le cose positive. Poi sul discorso dei servizi tipo Telecom piuttosto che all'Italia, sappiamo benissimo che se non si va con gli spagnoli si andava da qualche altra parte, lo stesso all'Italia se non va con i francesi andava da qualche altra parte, perché lì occorre una massa critica importante per fare economia di scala. E quindi chiaramente lo sappiamo benissimo che poi alla fine di italiano rimarrà molto poco, perché evidentemente il mercato in quel comparto lì è un mercato di carattere mondiale e quindi la competizione si gioca su livelli ben diversi. Ma ripeto, i nostri gioielli sono le nostre aziende e quelle, non dico tutte, ma la maggioranza hanno tenuto. E allora diciamolo, che abbiamo un sistema industriale manifatturiero che ancora adesso, nonostante tutto, è il secondo in Europa. Perché noi siamo molto meglio dei francesi, siamo molto meglio degli inglesi, non parliamo degli spagnoli. Gli spagnoli hanno costruito il loro sviluppo economico esclusivamente sull'edilizia e comunque sulla costruire case e autostrade, ma di ossatura di carattere manifatturiero la Spagna non ne ha. Difatti è molto più in crisi di noi anche per questo. Allora, incominciamo a dire che il nostro sistema è un sistema che ha retto all'onda d'urto di questo tsunami che evidentemente nessuno di noi ha causato, perché non è che l'abbiamo causato noi questo tsunami. Se siamo consci di questo, incominciamo allora a dare tutte le attenzioni necessarie al sistema manifatturiero, che in questo momento è l'unico in Italia che può avere le risorse per farci superare questa situazione. Il settore del commercio sappiamo com'è combinato, è molto frazionato e ancora di tipo alcune volte vecchio, perché non si è svecchiato in questi tempi. La grande distribuzione è sostanzialmente in mano a quasi tutti i gruppi stranieri in Italia, quindi lo sappiamo benissimo. Il settore del turismo, lo sappiamo, non ha mai fatto investimenti sufficienti in questo periodo, anche se è una risorsa che dovrebbe essere sfruttata meglio. L'agricoltura ha abbastanza retto, perché anche nella nostra zona è riuscita in qualche modo, anche diversificandosi, a tenere. Quindi l'unico punto sul quale dobbiamo puntare tutte le nostre carte è solamente il settore manifatturiero. Perché lì c'è materia per poter veramente riuscire a dare un impulso ancora alla nostra economia. Se non facciamo questo, benissimo, voglio dire, o le scelte possono essere di altra natura, ma poi non critichiamo sul fatto che poi le aziende non stanno in piedi. La politica industriale, che diceva prima il segretario della CGIL, sono ormai 15 o 20 anni che non si fa in questo paese. Quindi quale tipo di certezze possiamo avere? Il fatto che poi ci siano 500 persone che vanno a Chiasso per vedere se magari là riescono a trovare un'occasione migliore, ma quella di Chiasso è solo una delle ultime cose, voglio dire, no? Se ne possono, basta andare in Slovenia, basta andare da altre parti per vedere in quale modo vengono accolte le aziende. Qua non ci rendiamo conto che le aziende è il solo patrimonio che in questo momento noi dobbiamo difendere. Ma dopo l'intervento del dottor Cabrini ovviamente sarebbero molte cose da dire. Io penso che sia vero che è necessario difendere il settore manufatturiero. Io sono nato da bambino, ho iniziato a lavorare nel settore metalmeccanico, una piccola azienda, vengo da un territorio che è fatto da piccole aziende, ho fatto il segretario della FIOM per 30 anni, quindi conosco. C'è un piccolo problema, perché se no davvero è un po' terrificante e voi imprenditori vi dovete chiedere ovviamente dove andiamo. Allora, noi siamo nella società del sapere. Allora, per modernizzare l'Italia si sono fatte le ferrovie, le autostrade, queste cose qua. Oggi bisognerebbe fare le autostrade del sapere, che servono a tutti, ai servizi e alle imprese. Bene, noi con i capitani coraggiosi abbiamo svenduto il settore delle telecomunicazioni in questo paese, mentre i francesi e i tedeschi se la sono tenuti. Quindi il ruolo dello Stato è venuto meno, non di essere proprietario dell'impresa, di indirizzo.
E adesso noi siamo costretti, saremo costretti a comprare la rete sopravvalutata di Telecom, no? E poi investire, pagando due volte i cittadini italiani, investire perché la rete è obsoleta. E poi la testa va a Telefonica in Spagna. Questa è una politica che vi interessa, che bisogna discutere, oppure è una cosa alla quale si parla d'altro? Questo è un punto. E poi non è così vero, se lei va nel Birmercatese, ad esempio la Teletra, un reparto di 500 ricercatori e non vanno in Svizzera, vanno negli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America hanno deciso di investire sul sapere, e quello che hanno studiato in mercato lo porteranno negli Stati Uniti. In Francia la MT Microelectronic, cioè la ST Thompson, che ha convention con quella italiana, in cui noi abbiamo 10.000 lavoratori a Mimmercate, 10.000, vorrei sottolinearlo, e lì investono, e loro sono preoccupati perché non stanno facendo investimenti, il governo italiano ne parla, perché se non si fa investimenti fra 4 anni, 5 anni, e i lavoratori sono preoccupati di questa cosa. Allora, questo è il dato. Allora, e in questo paese, io rivendico, sono d'accordo con lei, che ovviamente le piccole e medie imprese sono state l'asse portante, però sono state l'asse portante quando si sono fatte queste scelte. Quando lo Stato, ad esempio con Finmeccanica, che è la più grande impresa, ha fatto alcune scelte dal punto di vista degli investimenti, e oggi Finmeccanica decide di dismettere il civile per aumentare sul militare, in una situazione in cui, credo, almeno per un partito come il mio, ovviamente è anche contro la guerra, quindi senza se e senza ma. E queste sono le cose. E poi le piccole imprese, certo, ma qual è la politica dei servizi? Io quando parlo con gli imprenditori di Lecco, ad esempio, la cosa che mi chiedono principalmente è che in sostanza ci dovrebbe essere i consorsi, cioè il consorzio del, ad esempio, perché molte aziende entra anche la criminalità o sono soggetti al ricatto della criminalità? Perché c'è un problema nel sistema bancario che non funziona. Allora non si può dire che il piccolo è bello e poi dopo ci sono tutti i problemi in cui la criminalità è la maggior azionista dal punto di vista dei soldi, le grandi imprese dal punto di vista delle scelte non si fanno. Quindi il problema vero è che in questo paese noi rischiamo il declino perché la politica ha smesso, come diceva Paseotto, di interessarsi del lavoro, ma anche di fare delle scelte, non perché bisogna nazionalizzare, ma perché alcune scelte di indirizzo o la politica entra in prima persona o altrimenti sono chiacchiere. In sostanza noi diventeremo, come si dice, una succursale, lavoreremo su commessa. Io quando andavo in giro, e per esempio se uno va alla Tenaris in Argentina, la danno in Argentina, vede la linea di prodotti, cioè tutta la linea di macchinari, sono quasi tutti italiani. C'è un piccolo particolare, che ha venduto il know-how sono i tedeschi. Cioè i tedeschi sono venuti da noi perché siamo bravi a fare le macchine, siamo bravi a fare gli stampi, però che vende il know-how sono i tedeschi, perché hanno un sistema che funziona in un certo modo. Ecco, io vorrei che anche in questo paese tutti facciamo, come si dice, un'autocritica e ci rimettiamo al centro. Che cos'è il lavoro, cosa deve fare lo Stato, cosa deve fare i lavoratori, cosa deve fare l'impresa. Perché con questa teoria, alla fine noi saremo, e l'unica cosa che si fa è che la competizione si gioca sui diritti dei lavoratori, sui salari dei lavoratori, riducendo diritti e salari. Quindi questa cosa è per noi inaccettabile.